andare con te a queste confidenze, perché mi piace avere un testimonio del fondo della mia anima e dei veri motivi per cui faccio quello che faccio. Come, signore? Voi non credete a niente. E adesso volete anche innalzarvi a uomo per bene. Perché no? Ce ne sono tanti altri come me che si esercitano in questo mestiere e si servono proprio di questo trucco per ingannare il mondo. Ma che uomo! Che uomo! Che uomo! Non c'è più nessuno al giorno d'oggi che se ne vergogni. Oggi l'ipocrisia è un vizio di moda, come tutti i vizi di moda, passa per virtù. La parte dell'uomo da bene è la migliore fra tutte quelle che si possono recitare oggi. Ah, la professione dell'ipocrita dà frutti eccellenti. È un'arte che riesce sempre a far passare per buone le sue imposture. E quando anche si scopra l'inganno, non c'è nessuno che osi protestare ad alta voce. Tutti gli altri vizi degli uomini sono esposti a censura, che ognuno è libero di attaccarli apertamente, ma l'ipocrisia no. Ah, l'ipocrisia è un vizio privilegiato. Chiude la bocca a tutti e si gode in pace il privilegio di una sovrana impunità. A furia di imposture e di simulazioni, si forma una società di complici stretti fra loro. Chi tocca uno degli accoliti si tira addosso tutti gli altri. E tutti quelli, invece, in buona fede, le cui azioni sono oneste, sincere, quelli, dico, sono sempre i gabbati. Quelli cascano caldi caldi nella rete degli ipocriti. Sganarello, credi che ne conosca pochi? Che con questo trucco hanno riverniciato agli occhi del mondo una scellerata giovinezza? Che si sono fatti scudo col manto della religione? E sotto questo comodo pretesto si sentono autorizzati ad agire impunemente da grandissime canaglie? Ah, si ha un bel conoscere tutti i loro raggiri, non per questo cessano di avere credito fra gli altri. Ah, no, no, perché con un collo torto, un sospiro di mortificazione, un paio di stralunardocchi rimediano in faccia al mondo a tutte le loro malefatte. Anch'io voglio salvarmi sotto questo comodo riparo e mettere saltamente al sicuro i miei affari. Ah, non lascerò mai le mie dolci abitudini. Avrò cura di mostrarmi in buona luce e sotto sotto farò il comodo mio. Se mai sarò scoperto, starò a guardare, senza muovere un dito, tutta la confraternita degli ipocriti prendere le mie parti verso contro tutti. Insomma, ho scoperto il modo per fare impunemente quello che mi pare. Mi erigerò a censore delle azioni altrui. Dirò male di tutti, non avrò buona opinione altro che di me stesso. Che mi pestino appena un piede, non gliela perdonerò mai più. Mi farò paladino delle ragioni del cielo e sotto questo comodo pretesto incalzerò i miei nemici, li accuserò di impietà. Saprò scatenare contro di loro l'intolleranza degli zelanti, i quali, senza cognizione di causa, li copriranno pubblicamente di improperi, li accuseranno dall'alto della loro privata autorità. Ecco, così bisogna approfittare delle debolezze degli uomini. Così uno spirito illuminato si adegua ai vizi del suo secolo. Oh.